Cosa ha di speciale il numero 7 per George Miller? Miller è stato un grande studioso che tra i primi si è occupato di andare ad analizzare la memoria a breve termine o di lavoro e la sua capacità, cioè se potesse contenere più o meno informazioni e di conseguenza i suoi limiti, cioè quante informazioni al massimo contemporaneamente riesce a trattenere. E nel 1956 sulla rivista Psychological Review ha proprio pubblicato un articolo che il numero magico è 7 più o meno 2. Questo che cosa vuol dire? Che hai vinto che la memoria a breve termine può trattenere contemporaneamente 7 informazioni, oggetti, immagini, simboli o numeri, però ci sono persone che riescono a trattenerne più 2, cioè 7 più 2 possono arrivare fino a 9 e altre persone invece meno 2, quindi 7 meno 2 uguale a 5 e quindi riescono a trattenere al massimo 5 di queste informazioni. Infine, un'altra scoperta che ha fatto Miller è che molto dipende anche dalla grandezza degli oggetti, in quanto oggetti più piccoli possono essere anche raggruppati e contenuti in oggetti più grandi e in questo caso la somma totale degli oggetti ricordati sarà maggiore.